Amici del canale, buonasera. Ecco qua con l'oracolo del giorno 9 aprile 2022. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani e vi ricordo che la domenica non c'è nessun oracolo. Dal lunedì al sabato e poi il sabato e la domenica mi dedico chiaramente agli oroscopi e vi ricordo che sono pronta anche per fare gli oroscopi. Ancora non li ho fatti, ma sono pronta. Allora, cosa accadrà domani 9 aprile 2022? Quali saranno gli eventi e le situazioni di domani 9 aprile 2022? Chiedo al creatore, agli angeli e agli arcangeli di rispondermi, dirmi la verità, come hanno fatto fino adesso. Cosa accadrà domani 9 aprile 2022? Allora, cosa accadrà nella giornata di domani 9 aprile 2022 per tutte le persone che guarderanno questo video? Cosa accadrà nella giornata di domani? Cosa accadrà domani 9 aprile 2022? Chiediamo 5 carte che ci mostrino gli eventi, i fatti in generale. 5 carte. E poi ditemi un po', oggi vi ci siete trovati oppure no? Successo qualcosa? Ai ai ai, che toste che sono le carte, porca miseria. Allora, non sono brutte, ok? Non sono neanche belle, però in realtà non sono proprio brutte. Domani si parla di sentimenti, di novità, di cambiamenti. Un qualcosa finalmente che è questo quello che ormai aspettavamo, un qualcosa che inizia, progetti, relazioni, qualcosa magari che è da sanare e quindi insomma si cercherà di chiarire, insomma c'è la possibilità anche di maturare un qualcosa per chi è single. Insomma, domani inizia un'energia di nuovo inizio, di cambiamento, ma, dobbiamo fare attenzione a una figura in particolare, che potrebbe essere la nuora, la suocera, un'amica o un qualcuno della famiglia in generale, insomma, oppure potrebbe anche essere un uomo. Io parlo sempre una figura, ok, che cerca in tutti i modi di diffondere pettegolezzi. Ormai sapete perfettamente l'otto di spade cosa significa. Qualcuna che cerca di mettere il bastone fra le ruote, cerca comunque di, tra virgolette, di rovinarci, concedetemi il termine, insomma qualcuna che agisce in modo sfavorevole. Abbiamo l'otto di denari. L'otto di denari ci parla di una, invece di un'altra figura, ok, che sostiene emotivamente, eventualmente anche materialmente, una persona che comunque è buona, che cerca di prendersi comunque cura della persona. Quindi possiamo essere noi che partiamo dal nuovo inizio, dobbiamo fare attenzione a chi ci pugnala alle spalle e abbiamo a che fare, o siamo noi quelli che sosteniamo e che cerchiamo di aiutare, oppure abbiamo a che fare con un qualcuno che comunque ci sostiene. Diciamo che siamo più noi che abbiamo a che fare con questa energia che ci pugnala, ok, alle spalle. Quindi noi siamo
diamo, ok, sicurezza. Cerchiamo di dare in tutti i modi sicurezza. A chi però diamo sicurezza? Cerchiamo di prestare attenzione a quello che è successo fino a qualche giorno fa, che è stato tragico. Cerchiamo quindi di prestare attenzione e nello stesso tempo di parlarne comunque con qualcuno, con quello che è la nostra metà, e di fargli aprire comunque gli occhi. Il 6 di Coppe rovesciato ci parla di guardare al futuro con attenzione, che comunque il futuro dipende da noi, sia a livello, cioè sia in senso positivo che negativo. Quindi ci devono essere veramente delle azioni determinanti, ok? Perché, ripeto, ne vale proprio la nostra vita, il nostro inizio. Quindi questo inizio promette in realtà bene. Purtroppo c'è qualcuno che rompe le palle, ma andando avanti dobbiamo anche prestare attenzione a questa cosa qua, anche perché di fronte a noi abbiamo un uomo, ok, che vuole la stabilità, un uomo innamorato, vuole, come vi posso dire, vuole stare bene, cosa dirvi più? Vuole mettere su famiglia. Quindi c'è bisogno, ok, stare attenti proprio a queste cose. Vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo da potervi dire o qualcosa di diverso. No, assolutamente no. Cioè, quindi questa è una persona comunque innamorata, ok? Vuole la stabilità, ripeto ragazzi, vuole proprio la stabilità e quindi dobbiamo chiaramente fare attenzione a che cosa ci circonda intorno a noi, a che cosa magari dobbiamo ancora andare noi a sistemare. Le carte in realtà non sono belle, no, scusatemi, le carte in realtà non sono brutte, ho sbagliato, sono veramente, veramente sono belle. C'è un po' di gelosia. C'è una situazione ancora bloccata, però ripeto, c'è parte un nuovo inizio, parte magari anche con calma, proprio perché dobbiamo chiarire determinate situazioni a causa comunque di una donna che cerca di mettere nella nostra relazione il bastone tra le ruote. E quindi noi dobbiamo stare attenti a quelle che sono comunque le nostre azioni, ok? Devono essere delle azioni determinanti, perché quest'uomo ormai vuole comunque una stabilità, vuole proseguire, vuole andare avanti. Nonostante tutto, ok, la situazione è ancora un po' bloccata, ci sono ancora dei piccoli problemi, ma sono problemi transitori che quindi andranno prima o poi chiariti. Allora, sul 2 di coppe, ma andiamo a vedere, andiamo a curiosare, ok? E quindi chiediamo più informazioni con una carta soltanto e cerchiamo di capire cosa ha voglia di dirci questo 2 di coppe, quindi queste novità, questi cambiamenti, per qualcuno che è single ci sono anche delle conoscenze piacevoli, però vediamo insomma che cosa vuole dirci in più. Vi avevo detto che ci voleva poco per passare, insomma, questo periodo. Abbiamo un 2 di denari, ma abbiamo anche 2 di coppe e 2 di denari. Il 2 di denari è rovesciato. C'è un nuovo inizio. Allora, se è vicino a delle carte negative, sarà negativo. Se invece è vicino a delle carte positive e il 2 di coppe in realtà è una carta comunque positiva, ci parla comunque sia di un qualcosa che cresce. Bisogna soltanto prestare attenzione. Può essere magari un inizio di un nuovo lavoro, oppure può essere delle questioni legali che devono chiaramente venire fuori e che danno la possibilità quindi poi dopo di iniziare un qualcosa di bello. Il 6 di spade o magari non so, contratti matrimoniali, qualcuno che decide eventualmente anche di sposarsi, cioè quindi un qualcosa che
si cerca di, o viene fuori attraverso documenti, oppure si cerca di andare comunque a consolidare. Abbiamo il 6 di spade, probabilmente questi documenti, queste cose che vengono fuori, sarà ok un nuovo inizio, bene, però ci porterà anche qualche dispiacere, qualche delusione, quindi ci può portare anche questo. Questo perché? Per causa comunque di una donna che cerca di mettere il bastone tra le ruote. Il 2 di coppe e il 2 di denari parlano comunque anche di messaggi d'amore, quindi due persone che si amano, che si parlano, quindi c'è anche un nuovo inizio per questo. Ma ripeto, a causa comunque di una donna c'è un qualcosa che deve emergere e che ci può portare dispiacere. Andiamo a vedere invece l'otto di spade, cosa ci dice, e quindi andiamo a chiedere comunque una carta. Ecco qua, è uscito il 6 di spade. Ce l'avevamo a fondo mazzo ed è uscito. È proprio questa donna che ci causerà un dispiacere, ci causerà un qualcosa che comunque sia proprio non ci piacerà. Sarà per noi un qualcosa veramente che ci farà male. Allora, questo 2 di denari rovesciato. È un qualcosa, una comunicazione scritta, quindi qualcuno si metterà in mezzo mentre noi siamo belli, tranquilli, divini, beati e cerchiamo di iniziare comunque un qualcosa di nuovo, comunque di far progetti. Questa donna che non vuole la nostra felicità cercherà in tutti i modi di mettersi in mezzo a una qualsiasi, ripeto, situazione. Donna, ripeto, potrebbe anche essere un uomo, come vi ho detto prima. A fondo mazzo abbiamo il 4 di denari, ci recherà comunque un dispiacere, e col 4 di denari a fondo mazzo parla comunque sia dei contrasti, quindi questa donna può cercare di mettere contrasto comunque nel nostro rapporto o nel rapporto dell'altra persona con noi, quindi va a creare proprio dei contrasti, ok? C'è un qualcosa di inaspettato che può venire fuori. Un qualcosa anche molto veloce, quindi nella giornata di domani è un qualcosa che magari emerge anche in una maniera abbastanza veloce. Andiamo a chiedere una carta sull'otto di denari, quindi chiediamo più informazioni sull'otto di denari. Potrebbe essere qualcosa anche riguardante i soldi, eventualmente. Non soltanto l'amore, anche se qui con il 6 di coppe, il 2 di coppe, il 10 di coppe, insomma, è più a livello comunque relazionale. Eh sì. Allora, l'otto di denari potrebbe anche essere il nostro io più nascosto, cioè noi che siamo quelle persone, ok, che cerchiamo di aprire gli occhi a chi eventualmente potrebbe trovarsi in difficoltà, che potrebbe essere il nostro compagno o la nostra compagna, in merito proprio a questa persona che cerca comunque di pugnalarci alle spalle, quindi ne parliamo, come vi ho detto prima, se ne parla, ne parliamo e andiamo comunque a parlare con questa persona e andando a spiegare, ok, tante cose, perché ripeto, ci sono appunto dei messaggi o qualcosa che ci può arrivare scritto. Cosa succede? Che chiaramente si può causare qualche problematica o qualche litigio in famiglia, quindi può essere
un qualcosa che riguardi comunque anche la famiglia, ok? E problemi per qualcuno, eventualmente problemi giudiziari, ok? Forse, cioè ripeto, in famiglia possono essere tante le cose, oppure voi in relazione che parlate col vostro partner o la vostra compagna e cercate comunque di risolvere un qualcosa che è arrivato, sì, che arriva domani, ok, che è arrivato e quindi ne parlate. E quindi cercate di mettere un punto e cercare di iniziare un qualcosa di nuovo proprio in merito a qualcuno che rompe comunque, ripeto, le palle e cerca di non volere la vostra felicità. A fondo mazzo abbiamo quest'otto di bastoni ed è questa donna, ok, che fino adesso magari ha dato consigli, però a causa di tutti questi pettegolezzi, male lingue che ci sono state, ci sono stati più degli interessi esterni. Questa donna, se era comunque la donna buona, affidabile, che sosteneva emotivamente, materialmente, a un certo punto si trova a rimanere chiusa in se stessa perché la cattiveria è tanta. E quindi siete due persone che magari voi chiusi e l'altra persona incazzata nera perché vuole cercare a tutti i costi di risolvere questo genere di situazione. Vado a chiedere una carta per sapere cosa vuole dirci il 6 di coppe rovesciato. Allora, innanzitutto abbiamo una coppa, abbiamo bastoni e spade. C'è un certo tipo magari di dispiacere, ok? Anche a livello eventualmente fisico, c'è un qualcosa che non va. Però non la vediamo proprio così, perché devo andare a fare un'altra cosa adesso. Allora, se qui dobbiamo guardare, come dicevamo, il futuro con le nostre, il futuro con attenzione, perché il futuro dipende da noi e quindi le nostre azioni devono essere determinanti, ok? Cioè devono essere proprio, le nostre azioni devono spaccare o così, abbiamo l'asso comunque di bastoni che ci parla appunto anche qua di una forza che abbiamo dentro e di un qualcosa che noi stiamo attendendo, quindi noi stiamo attendendo il nuovo inizio, ok? Arriva con calma, ma lo stiamo attendendo. L'asso di bastoni ci dice anche che riusciremo con le nostre azioni determinanti a sconfiggere le avversità che ci sono, o nel campo lavorativo o nel campo amoroso, ok? Grazie al nostro 10 di coppe che comunque sia vuole la stabilità, vuole l'armonia, è innamorato, quindi si cercherà di prendere comunque sia degli accordi, ok? Anche se la situazione potrebbe eventualmente risultare bloccata, e no, perché abbiamo un 5 di denari ancora a fondo mazzo. Oltre l'asso di spade, abbiamo ancora un 5 di denari a fondo mazzo. Un 5 di coppe che si deve chiudere con quel qualcosa che riguarda il passato. Ci deve essere comunque sia una chiusura con quello che riguarda il passato. Quindi noi non dobbiamo aspettare assolutamente nessuno e dobbiamo mettere una pietra sopra. Cioè qui ci sono delle novità. Qualcosa comunque di buono che arriva. Ci sono anche delle nuove strade delle nuove strade da dover percorrere, ok? Qualcuna magari richiede fatica, però si deve comunque sia andare avanti, perché siamo stati veramente, siamo stati male. Anche se c'è stato il momento di crisi o c'è eventualmente ancora il momento di crisi.
Però ci succede appunto questo. Perché la situazione è bloccata ancora? Perché c'è un qualcosa, magari un dispiacere, un qualcosa che non vogliamo fare? Perché probabilmente ci viene fatta comunque una proposta anche, si cerca di mettere i puntini sulle i su qualcosa, ma noi comunque sia non ci fidiamo. Ecco perché le nostre azioni devono essere determinanti. Allora, chiedo alle carte, per favore, cosa vuole da noi l'otto di spade? L'otto di spade, cosa vuole da noi? L'otto di spade, l'otto di spade, okay, per carità, da noi non vuole niente, assolutamente. Cerca semplicemente di informare l'altra persona, ok, a dover cambiare strada. Cerca di dare dei consigli in una maniera comunque sbagliata all'altra persona di prendere una direzione totalmente diversa. Lo fa tradendo, non lo fa con il giusto pensiero. Anche se tra queste due persone non c'è della chiarezza, ci sono delle discussioni, lei invita, ok, l'altra persona a prendere totalmente, ripeto, un'altra strada, un'altra direzione, cerca comunque di allontanarlo da noi. Ecco perché diventa comunque un dispiacere. E a fondo mazzo abbiamo il 9 di denari rovesciato che parla di un fallimento, nel senso questa persona sa cosa vuole, una persona solida, stabile, anche se magari dura, acida no, più che altro dura, severa, ok, sa cosa vuole. E quindi, cioè, la persona fallisce. Questa persona non cambierà mai direzioni. Certo, ci sono delle decisioni che devono essere ponderate, si devono prendere per carità, però questa persona non cambierà mai direzione da noi, ok? Andiamo a chiedere ancora un'altra carta per il 2 di coppe. Di quale nuovo inizio si parla? Di quali cambiamenti si parlano? Ci sono dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti in positivo, ragazzi, veramente in positivo, perché il 9 di bastoni parla proprio di qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, qualcosa che inizia, novità belle come il 2 di coppe che vi ho detto. Ok, solo che ci sono ancora dei dubbi. La situazione è ancora altalenante perché abbiamo questa persona che appunto si mette in mezzo, ok, che vuole renderci comunque il nostro inizio difficoltoso e noi giustamente siamo ancora un po' dubbiosi e non riusciamo ad avere determinate azioni, quindi delle azioni determinanti più che altro, perché? Perché la situazione è ancora altalenante e quindi ancora non riusciamo a prendere neanche delle decisioni, perché non sappiamo sommariamente cosa fare. Cosa invece vuole dire e vuole fare l'otto di denari? Cosa avrebbe voglia di fare e di dire l'otto di denari? Ancora l'asso di spade rovesciato.
L'otto di denari sta aprendo la strada al 10 di bastoni rovesciato, gliela sta proprio aprendo, gli sta dando proprio dei consigli, che sono consigli che vale per questa persona e sono giustamente, è un qualcosa di positivo anche del rapporto. Perché ci sono, cioè questa donna o questo uomo, comunque quest'otto di denari, vede questa persona troppo debole, ok? E sa perfettamente che ci sono delle delusioni comunque in famiglia, ci saranno delle delusioni, che non è tutto oro quello che luccica. E infatti attualmente la situazione è bloccata, però gli sta semplicemente aprendo gli occhi. Cosa farà invece il 10 di coppe? Chiediamo una carta. No. Cosa farà il 10 di coppe? Chiediamo una carta soltanto. Ecco qua, bellissimo proprio. Allora, il 10 di coppe, caro 10 di coppe, il 10 di coppe pensa tanto. Abbiamo 7 di coppe e 7 di spade. Parlerà, il 10 di coppe parlerà con qualcuno e dirà delle cose molto dure. Dirà delle cose comunque spiacevoli che faranno male. Questo perché? Perché vuole superare i problemi, li vuole affrontare tutti quanti, ok? Vuole la felicità nella sua propria relazione e quindi deciderà di parlare e di fare un discorso molto duro alla persona con cui deve farlo, insomma. E poi il 10 di coppe vorrà raccogliere, ok, i frutti per andare verso una strada comunque sia nuova, verso un nuovo inizio. Cosa otterrà il 10 di coppe da questa conversazione spiacevole? Allora, cosa otterrà? 7 di spade e 7 di denari, otterrà che se si parla di soldi, i soldi saranno comunque sia bloccati. Quando, ok, comunicherà determinate cose, probabilmente riuscirà ad avere eventualmente almeno qualcosa, se si parla di soldi. Se si parla di un blocco, nell'andare a dire determinate cose spiacevoli, la situazione può rimanere bloccata, ok? Cosa succede poi dopo? Prenderà sicuramente delle decisioni perché, ripeto, vuole la felicità. E quindi arriverà comunque qualcosa di bello, perché abbiamo il 9 di coppe, che ci parla, ok, anche qui di notizie in arrivo buone, quindi una relazione magari che nasce, una relazione vecchia che va avanti ma rinasce più che altro con vigore, quindi con la passione, quindi c'è un qualcosa, questa carta ci dà il buon auspicio. Quindi ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli di una situazione critica. Ok, cioè manca proprio pochissimo, i problemi che magari andiamo ad affrontare sono transitori, qualcuno domani, ok, ne avremo, però ricordatevi, sono cose spicciole, quindi riusciremo ad avere il buon inizio, ci saranno certo delle comunicazioni, ci saranno comunque sia delle novità, per carità, comunicazioni magari che non ci piaceranno, che ascolteremo o che assisteremo,
ci potrà essere fatto comunque sia una proposta di un qualcosa di nuovo, dove noi alla fin fine dubiteremo perché c'è ancora questo tipo di situazione. Ma ricordatevi che la persona che abbiamo accanto vuole un inizio, vuole un qualcosa di stabile, o possiamo essere anche noi che vogliamo comunque qualcosa di stabile e che riusciremo ad ottenerla. Ci sarà comunque l'inizio di qualcosa, perché il 9 di coppe ci parla di qualcosa di nuovo, di positivo, ok? E il 7 di denari pure ci conferma la stessa cosa, ci parla comunque di una vittoria, dove si riuscirà ad ottenere, a volere quello che si vuole, anche se ancora ci sono piccole problematiche. Adesso basta, siamo a 30 minuti di video, ok? Vi mando un bacio, questo è l'oracolo di giorno 9, ok? Di domani 9 aprile 2022, ve lo ripeto. Io vi ringrazio, poi ci sentiamo domani per gli oroscopi, inizierò a fare gli oroscopi, vi invito a iscrivervi al canale e a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, vi mando un bacio, vi auguro una buona serata, vi raccomando fate i bravi e se volete mettere un like perché il video vi è piaciuto, ok, fate attenzione a quello che dico, vi raccomando, a presto.